Allora amici, bentrovati sul mio canale. Questa Phalaenopsis ho bisogno di svasarla e metterla dritta perché sta facendo tutte queste radici che in realtà lei sta piegata perché si è piegata in maniera del tutto naturale. Diventa difficile anche a tenerla perché tende a cadere. Ho bisogno di rinvasarla giusto per non perdere queste radici che sta facendo. E in modo tale che la pianta, tutto quello che butta fuori come apparato radicale, possa essere un pochino mantenuto. In più è in fibra di cocco pura, perché questa fa parte della mia prima prova che ho fatto con la fibra di cocco. Voglio farvi vedere come stanno le radici, così approfitto per metterla dritta. Probabilmente cambierò anche substrato, probabilmente cambierò substrato perché oramai la fibra di cocco ho visto che funziona, quindi non ho difficoltà. Cercheremo di fare la cosa in maniera molto delicata perché ci sono i fiori, in maniera tranquilla che non andiamo a toccare la radice, non andiamo a fare grossi danni, semplicemente la passiamo da un substrato all'altro, la pianta non ne subisce nessun effetto. Andiamo a vedere il lavoro che facciamo. Voglio farvi vedere, tirandola fuori dalla fibra di cocco, come si presenta la situazione. Cercheremo di farlo nel minor danno possibile, abbiamo detto. Oramai che è qui è quasi un annetto. Guardate, vi voglio far vedere. Ecco, questa è la fibra di cocco tolta dal vaso. Vedete le radici? Allora, la fibra di cocco è talmente spugnosa che guardate, in 3 secondi, addio. Finita la fibra di cocco. Guardate, le radici non ne abbiamo persa neanche una. Vedete? Guardate, è come se fosse quasi sabbia. Allora, io mi ci sono trovato bene. Faccio delle prove per farvi. Guardate la pianta come casca completamente da un lato. Bisogna raddrizzarla. Ogni tanto vale la pena raddrizzarle perché sennò praticamente rischiate che fa le radici tutte quante da un lato. È vero, a lei piace stare in questa posizione completamente piegata, però capite che fa solamente radici da una parte sola. Allora, io non la tocco perché abbiamo detto che volevo fare una cosa molto delicata. Guardate, io mi aiuto con lo spazzolino da denti, non il mio, questo lo tengo a disposizione per loro. Questo è lo spazzolino da radice, non è uno spazzolino, non è più uno spazzolino da denti, ma uno spazzolino da radice. Questo che vi volevo far vedere, che ho fatto tutti questi video. Guardate, la radice ha bisogno di aderire, quindi la fibra di cocco va bene, io l'ho utilizzata pura, funziona. La radice ha bisogno per sua natura di aderire a qualcosa, ecco perché quando le tirate fuori le radici sono nere, ma non nere di rovinato, ma nere di necessità che la pianta ha di aderire a qualcosa. Allora io adesso non vado, abbiamo detto, non andiamo a toccare, non andiamo a rovinare. Non ne ha fatte di nuove, ma ha mantenuto quelle che aveva, quindi come materiale per mantenere l'attività radicale. O se le ha fatte di nuove non le vedo, praticamente in un anno queste sono rimaste, forse qualcuna ne sarà venuta fuori, forse non la riconosco io, forse sarà questa che è venuta fuori. Comunque c'erano già parecchie radici, apposta avevo scelto un vasone grande come questo qua. E quindi è venuta via benissimo. Sì, forse questa è la radice nuova, qualcosa di nuovo, cioè si vede queste puntine verdi che stanno andando bene. Quindi non ci sono radici marce, non tocco nulla, voglio semplicemente raddrizzarla, non per me, per lei, in modo tale che ritornando dritta e tutto quello che lei sta facendo come radici aeree possano essere reinserite dentro. Vedete che fa anche delle radici che vanno fuori perché praticamente sta andando in tutte direzioni, le direzioni possibili immaginabili, proprio perché lei ha fatto un po' come gli pare, è andata. Guardate la foglia nuova, questa è una foglia nuova, bellissima. Vi faccio vedere come lavoro per poterla invasare e quello che voglio fare. Allora, sono andato alla ricerca di un vaso e forse l'ho trovato. Questo qui, vaso di terracotta a bordo alto. Mi serve perché abbiamo detto che non voglio toccare le radici assolutamente. Questo dovrebbe essere l'unico vaso in cui riesco a metterla senza fare grossi danni. Vedete, cerco di mettere dentro queste radici che lei ha fatto, perché sennò
se non le metto dentro diventa un pochino difficile. Allora, questo vaso con il bordo alto io lo riempirò di inerti. Guardate, gli inerti sono questi, sono dati da Lapillon, da Pietra Pomice, tutti quanti inerti che ho messo da parte. Adesso piano piano la pianta scende, piano piano la pianta scende, ma abbiamo detto voglio fare un discorso di non toccarla più di tanto. Metto giù inerti medio piccoli e poi vi spiego il lavoro che faccio. Praticamente il vaso di terracotta mi permette di innanzitutto dare più stabilità, di creare un'umidità diversa rispetto al vaso di plastica. Questo è un substrato di inerti già bagnato, medio piccolo, non grossi pezzi. Ogni tanto darò qualche colpetto per mandar giù bene il tutto. Ok. Poi cercheremo di riempire tutti quanti gli spazi che ho e vi spiego perché faccio questo lavoro. Perché voglio praticamente semplificare per chi coltiva le Phalaenopsis il discorso, perché sennò tante volte vedo che nel bark si rovinano, problemi di marciumi, problemi di vario tipo. Il discorso che vi voglio fare è che vi voglio portare piano piano con le Phalaenopsis a metterle in una condizione tale come se fosse una pianta ornamentale, una pianta verde. E vi spiego perché. Perché in questa maniera qui noi potremo dare l'acqua in base al colore del substrato. Se anche la diamo una volta, un giorno sì, un giorno no. Il vaso di terracotta aiuta a compensare, come dico sempre, i danni eventuali che possiamo fare. Quindi, mettendola in questa condizione qui, innanzitutto possiamo permettere alla pianta di avere le radici che vanno dentro. Diamo qualche colpetto, come vi ho fatto vedere, giusto per poter far sì che il substrato vada in profondità. Una volta fatto il lavoro, semplicemente abbiamo il nostro vaso pronto, lo possiamo mettere anche fuori perché ha la sua stabilità. Se non bagniamo non succede niente perché all'interno del vaso di terracotta si mantiene l'umidità, quindi possiamo anche lasciarla qualche giorno senza l'acqua. Se andiamo in vacanza in queste condizioni qualche giorno ci può stare tranquillamente. Il gioco è fatto. Adesso io cerco semplicemente di sistemare un po' le radici. Questo bastoncino solito cercheremo di mandare più giù possibile il substrato, in modo tale che non sta sul colletto, sulla parte finale della pianta. Quando bagniamo, io bagno sempre a bordo vaso in modo tale che non faccio danni. Eccolo qua. Consideratela una maxi zattera, consideratela una situazione che in queste condizioni qui ci starà per anni. E se si avvolgerà di radici, per noi non è un problema, perlomeno per me non è un problema, perché la pianta deve trovare in questa condizione l'habitat. È vero che noi le svasiamo, in questo caso l'ho svasata perché le radici andavano fuori, io ho necessità che le radici vadano dentro. Però quando è fatto il lavoro, la pianta, se sta qui per anni, tanto l'inerte non degrada, l'inerte non si consuma, stiamo tranquilli che la pianta ha tutto il tempo, la maniera e il modo di poter fare quello che vuole. Guardate che bella foglia che ha, lucida, bellissima. Allora, l'ho fatto sotto fioritura per un semplice motivo, perché la pianta stava storta, abbiamo fatto in modo tale che le radici vanno nel vaso, non vanno dove vogliono loro. Mi dispiace per la pianta perché l'ho dovuta rinvasare mentre stava in fiore, però preferisco il benessere generale della situazione piuttosto che. La fioritura è l'ultima cosa, no? La fioritura è l'ultima cosa, la cosa importante è che stia bene lei come pianta. E in questa maniera qui posso far sì che tutte le radici vanno sotto. È un sistema molto pratico che vi voglio, poi ve lo documenterò nel tempo, perché in questa maniera qui, se bagnate, chiaramente rispettate sempre il fatto che se asciuga un pochino di più,
La Phalaenopsis lo gradisce, però in questa maniera qui, se anche dobbiamo sbagliare, mentre nel barca l'errore della bagnatura è fatale, perché poi crea marciumi, qui se sbagliamo a bagnare c'è il vaso di terracotta che compensa. Comunque sia, lei viene dalla fibra di cocco, quindi se rimane umida mantiene ancora quello status che aveva nella fibra di cocco. In questa maniera qui sono sicuro che, e poi ve lo documenterò, avrete una facilità maggiore nel gestire la pianta, tipo come se fosse una pianta ornamentale verde, nel senso che potete bagnare sempre a bordo vaso, se ci sono delle eccedenze il vaso di terracotta corregge e la pianta starà sicuramente bene. Poi ve lo documenterò nei prossimi video. Grazie, a presto.